Due ponti, uno sul torrente Ombrone e uno sul Tozzinga, lungo un tracciato di 1230 metri, di cui 580 in viadotto. Ecco come sarà la nuova bretella di collegamento fra la SR66 nel comune di Signa e l'area artigianale di Comeana in via Lombarda, ai confini tra i comuni di Poggio a Caiano e Carmignano. Questa mattina è stato presentato il progetto di fattibilità dell'arteria, il cosiddetto ponte alla nave, dal nome del luogo dove sorgerà, che una volta realizzata permetterà al traffico di passaggio, soprattutto pesante, di evitare il centro di Poggio per raggiungere Firenze o Prato. Prima di vederlo realizzato, ahimè, ci vorrà ancora del tempo, ma le premesse ci sono tutte. Intanto, da ora c'è uno studio di fattibilità. Un'opera complessa perché, come la sua vicina gemella, la Bretella Sant'Angelo-Castelnuovo, attraversa due comuni e altrettante province, ma interessa e migliora la viabilità di tutta la zona. Ecco perché attorno a questo tavolo siedono Regione, Provincia di Prato, Città Metropolitana di Firenze, i comuni di Campi, Signa, Carmignano e Poggio a Caiano. Si tratta di un'opera strategica di riqualificazione di tutta quella che è la piana. Il progetto di fattibilità realizzato dagli ingegneri Massimo Ceccarini e Massimo Perri contiene già in dettaglio aspetti di tutela del contesto in cui si inserisce e perciò la Regione ha deciso che non sarà necessaria la valutazione di impatto ambientale. Questo quindi permetterà di passare subito alla progettazione definitiva. Il vero problema è trovare i soldi per realizzare l'opera, che ha un costo previsionale di 26 milioni di euro, di cui oltre 18 di lavori. Essere pronti. Quando le occasioni di finanziamento arriveranno, io sono confidente che anche in questo caso queste occasioni arriveranno e le sapremo cogliere.